maestro. Per parlare dei loro lavori, inizio appunto da questa sala, poi vedremo anche le altre. Perché ho scelto loro? Vedete, c'erano centinaia di persone che volevano essere qua. Io ho scelto alcuni maestri e poi ho preferito dare spazio a degli allievi che sono fra i più interessanti. Sapete perché? Perché sono già molto bravi oggi, ma in realtà saranno i maestri di domani. Domani non chiamerò Ogata, non chiamerò preti, loro saranno lì sicuramente ad applaudire altri nomi e cognomi che porterò altrove. E in questo caso devo dire grazie a Yoshin Ogata, è venuto, ha portato le sue sculture, ha fatto un lavoro molto preciso, pulito, ha interpretato ciò che io avevo in mente e devo dire un grazie al professor Luciano Preti. Parlo di entrambi. In questo caso a Luciano Preti mi lega un'amicizia che ho da 19 anni. Una delle mie prime critiche da 22enne l'ho fatta a Luciano Preti in un bellissimo catalogo firmato da Giuseppe Benelli, Sgarbi, Battolini e tutti i critici più importanti di allora, e c'era anche il mio nome. Vedete, Luciano Preti viene da una carriera accademica superlativa all'Albertina, a Carrara, l'Accademia Albertina, l'Accademia di Carrara, uno dei fondatori dell'Accademia di Sassari. Io l'ho incontrato quando andava a Sassari e quando si fondavano e si creavano nuovi momenti, erano altre epoche. Eppure sono passati veramente poco tempo, verso le isole di carta, me lo ricordo tuttora, i tuoi appunti e le tue bozze. E da lì approdato ormai da 13 anni, se non sbaglio, all'Accademia di Belle Arti di Firenze, prendendone un ruolo di assoluto prestigio e di coordino. Luciano Preti è autore di Due Chiese, è autore di Infiniti Portali. Luciano Preti ha 8 opere negli 8 musei, in 8 musei fra i più importanti d'Europa. Il nome di Luciano Preti è particolare. Oggi siamo andati a Foligno e a una signora che lo vedeva trafficare con delle basi ho detto: è Luciano Preti. Dice: ah, ma Luciano Preti, quello dei portali delle chiese, quello che Floriano Bodini dice, fatelo fare a Luciano Preti, è più bravo di me, diceva il maestro Bodini. Dico: sì, è quello. No, è vero, perché insomma ho avuto modo anche di collaborare con Floriano Bodini e soprattutto ero a Pontremoli in quei giorni, e quindi ho detto: sì, è Luciano Preti. E quindi devo dire grazie a Luciano, perché è molto impegnato nelle tesi di laurea, molto impegnato in due lavori. Lui ha fatto un lavoro enorme in Armenia, dove ha vinto veramente un progetto straordinario, è stato mesi giù in Armenia, e veramente Luciano Preti ci ha fatto questo regalo di portare 3 lavori. Vi assicuro, ne avevo scelti 32 di Luciano Preti. Arrivare a 3 lavori è stato dura. Infatti vi dirò che Luciano Preti sarà una sorpresa per il prossimo anno, quindi un appuntamento a cui gli ho fatto dire di sì, su una mostra che faremo sicuramente qui a Spoleto, dove vedrete tutti i lavori di Preti. Sapendo di portare molto marmo, abbiamo portato 2 lavori in bronzo, fra l'altro una barca che vi chiedo veramente di visitarne la simbologia, straordinaria. In più un lavoro in legno. Ho detto: non abbiamo un lavoro in legno in una collettiva di scultura, Luciano, ci serve un lavoro in legno. E lui ha detto di sì. Il tratto che vi voglio dare di Luciano Preti è quello di un artista vero, pazzo, creativo, che si sveglia di notte e che lavora. Uno di quegli artisti che oggi è davvero raro trovare. Posso dire, è un onore venire a Spoleto. Per me è stato un grande onore, prima di tutto, per venire in questa città di arte, si assapora, si respira ogni passo che si fa. E poi un onore anche perché ho ritrovato l'amico Gatta, ho ritrovato amici di Carrara, devoti, altri. Mi sono ritrovato bene insieme dopo tanti anni, perché le strade poi dopo si dividono, ma in fondo ogni tanto nei bivi e nei momenti giusti ci si ritrova, questo è importante. A fare questo, io credo che questa collettiva sia un poco da fare un poco di strada insieme, questo è una cosa molto importante. Io la ritengo importante proprio perché l'artista è un po' fatto alla sua maniera, vuole lavorare da solo, è quasi geloso delle sue idee, delle sue cose, quel dentro che cerca di venire fuori nel meglio dei modi, certe volte bene, certe volte meno bene,
però dopo, quando ci si ritrova con gli amici e se ne parla, se ne discute, ci si rilassa, ci si ritrova. Ci si ritrova a camminare come forse abbiamo camminato forse da più ragazzi. Si ritorna un po' bambini. Ecco. E qui siamo ritornati un po' bambini, un po' amici. Grazie. Grazie professor Preti, è stato un vero e proprio laboratorio questo, veramente, di idee. All'interno volevo dare un tocco di internazionalità e volevo qualcuno che mi portasse un po' di Oriente, ma soprattutto mi portasse quell'eleganza, quell'equilibrio, quella ricerca che solo in alcuni tratti, che solo in alcune culture, che solo con uno studio attento delle forme, che solo con una grande creatività simbolica si riesce a fare. E ho chiesto al maestro Ogata di essere qua con noi a Spoleto. E ci ha fatto questo regalo. Io dovevo addirittura vederlo giovedì notte per scegliere le opere. Poi in realtà ci siamo capiti, perché è un grande maestro, perché per me è un piacere averlo qui, perché nelle sue forme d'acqua si coglie quanto la materia può essere fluida. E bisogna essere dei grandi studiosi, dei grandi creativi, bisogna avere una sensibilità e un'eleganza particolare per fare del marmo qualcosa di fluido, qualche cosa che ci ricorda le gocce, ci ricorda l'equilibrio, ci ricorda quella serenità, quella calma, quella forza che dovremmo avere in questa società un po' a volte un po' dove si vive su troppe provocazioni. Ritengo la mia visione critica. Ritengo che l'arte debba dare gioia, l'abbiamo visto con Roncarà, deve dare la forza, la creatività, l'abbiamo visto con Luciano Preti, deve dare quel grande equilibrio, quella grande eleganza che Yoshin Ogata ci porta qui a Spoleto. Maestro. Buonasera. Sono qui, cioè dopo tanti anni, cioè Spoleto sono stato parecchi anni, cioè perché quando ero studente dell'Accademia a Firenze, io ho cambiato 4 volte l'Accademia qui in Italia e poi sono cresciuto in Italia, cioè perché ho diplomato a Carrara e poi ho continuato a stare in Italia, cioè lavorando marmo. E lì a Carrara ho conosciuto anche Marco De Voti, che sono trovato qui, che cioè, sono contento di stare insieme. In ogni modo, sono contento di ritornare qui a Spoleto con le mie opere. E che naturalmente io culturalmente ho cresciuto in Italia, quindi non lo so, portando anche cultura orientale e giapponese, che io faccio di queste forme, queste cose qua, però utilizzando materiale italiano, cioè di Carrara, di grande e nobile, poi per me dice tante cose, quindi continuo a lavorare qua. Cioè, questi ultimi anni sono andato sempre fuori da Italia. Francesco Cremoni, poi per un impegno importante ha dovuto andare via. Ci sono dei bellissimi lavori, 6 bellissimi lavori con un marmo quasi trasparente. Una grande tecnica, una grande abilità, una grande ricerca. La spaccatura e l'eleganza di Francesco Cremoni. 6 statue. Andando avanti, ho scelto fra i giovani artisti, ma sicuramente fra quelli più interessanti, ho scelto Filippo Tincolini con i suoi pupazzoni, i suoi marziani, le sue statuette del tutto particolari, fantasiose, che ricordano un po' la nostra infanzia, ma che soprattutto ci indicano quanto l'arte è gioco, quanto l'arte è creatività ed è fantasia. E un busto sgocciolato, ci racconta come anche Dioniso sgocciola, quindi come queste sculture elleniche possano in qualche modo incontrare il fuoco e diventare più fluide. Un gioco, forse una provocazione, ma soprattutto un bel lavoro di Giacomo Massari. E c'è un cervello, e quindi chiamo accanto a me Emanuele Barattini, perché voi vedete la prima scultura là in fondo è un cervello. Dovete sapere che ho incontrato Emanuele Barattini nelle ultime settimane. Eccoci, c'è Emanuele. A Collettiva Già Pronta. Sono rimasto affascinato. Ho visto un cervello in scatola.
Ne sono stato entusiasta, ho visto una capacità di lavoro straordinaria, ho visto tantissime, tantissime idee. E quindi ho detto: Emanuele, bisogna che sali su questa barca, assolutamente, devi venire a Spoleto, ci serve un po' di cervello, ci serve giocare col cervello, fra il cervello artificiale e il cervello umano, e quindi volevo presentarvelo. Un applauso per Emanuele Barattini, che ha in corso una bella mostra Marble Week a Carrara. Quindi io ti lascio il microfono, se vuoi fare un saluto, se vuoi dire qualcosa sulla tua arte. Buonasera, grazie a tutti, grazie agli organizzatori, e, insomma, certo. Questi ringraziamenti qua, che siete più bravi voi a farli, io non sono tanto bravo, nemmeno a parlare, ma che dire, sì, sono un imbucato dell'ultimo minuto, però mi hanno riservato il posto d'onore all'ingresso. Che ringrazio ancora. E sì, niente, come ha già spiegato in breve lui, è un gioco tra il cervello artificiale e il cervello umano, quello che sto portando avanti. Quello è il primo dei cervelli che ho fatto tanti anni fa, e Gianmarco ha voluto portare proprio quello perché era l'inizio. Alle mie spalle c'è una sala dove ci sono due bravissimi artisti che vengono dal Medio Oriente, uno è Mohamed Sazesh, che ci porta la forza, ci porta il modo di lavorare della sua terra e ha lasciato anche testimonianze e sculture importanti a Carrara. Una, si diceva, un artista riconoscibile. I lavori di Mohamed Sazesh si vedono immediatamente. Sono entrato in una galleria, a Forte dei Marmi e ho visto un suo toro. Ho detto: questo è di Mohamed. Effettivamente era un suo lavoro. Quindi grazie a lui che abbiamo le sue sculture. Vi chiedo di abbassare il tono perché altrimenti diventa faticoso. E poi abbiamo Solomon Le View. Anche Solomon Le View ha inviato due opere, le ha portate il gallerista Roberto Girardi, il direttore artistico di Art Invest, da Torino. Sono arrivate a Torino queste due opere. Fra l'altro sono due opere dove si vede una figura femminile, alla vostra sinistra qua giù in fondo avrete modo di vedere due pugni che schiacciano una colomba. Ci fanno capire quanto in Medio Oriente la pace possa essere lontana, quanto non è in quella cultura, e quella scultura ci dà l'idea del dramma che vivono alcuni popoli. Quindi una scultura veramente molto importante, abbiamo una testimonianza del Medio Oriente. Poi abbiamo un grande classico. Vedete, nel Novecento, il Novecento ci ha regalato grandi artisti, in Versilia c'è una casa museo, il museo Ugo Guidi. Ugo Guidi è stato uno straordinario interprete della nostra scultura, ha insegnato non solo all'Accademia di Belle Arti ed è stato veramente protagonista nell'insegnare, nel far apprendere ad altre persone le tecniche per essere dei nuovi protagonisti, ma lui stesso ha una produzione straordinaria in ogni materiale, secondo ogni forma, e veramente cavalcando gli anni, persino negli ultimi anni, con una modernità e con una forza straordinaria. Ha monumenti in tutto il mondo, dall'Oriente all'America, veramente dal Medio Oriente a mezza Europa. Si è occupato, io ho voluto portare, al di là di un animale, due sculture molto particolari, per darvi l'idea di come uno scultore si debba confrontare anche, l'ho fatto Lodola, l'ho fatto Alinari, l'ho fatto Guidi prima di loro, confrontare col mondo dello sport. E quindi vedrete due figure sportive, ce l'ha dato il museo Ugo Guidi, quindi sono sculture molto preziose che bisogna poi andarle a vedere su. E nell'altra sala, sempre nella stessa sala, alla mia destra e alla vostra sinistra, ho chiesto a Giorgio Ceccarelli di portarci il suo lavoro. Chiamiamo Giorgio Ceccarelli con un applauso. Ciao Giorgio. Giorgio Ceccarelli ci ha portato veramente Carrara, ci ha portato il senso di come la passione per il marmo, lui insieme ai fratelli hanno anche una cava, quindi la passione per il marmo possa diventare creatività, e come la creatività a Giorgio, in modo tale che possa dare un saluto, parlare della sua arte. Grazie, grazie a tutti. E non sono tanto, come si dice, io col microfono non sono buono a esprimermi, mi esprimo più con la materia. Sicuramente sono più bravo a dare di mazza,
che non a parlare col microfono. Ecco. Comunque ringrazio Gianmarco, ringrazio Filipponi, ringrazio insomma Spoleto che mi ha dato questa opportunità di venire qua, di conoscere un sacco di artisti che tra l'altro sono di un'umiltà spaventosa. Cioè ho trovato degli amici che mi sto trovando bene e sono sicuro che sarà un'amicizia che durerà, penso, per sempre. E niente, cosa posso dire? Che le mie opere vengono dal mondo che mi circonda, cioè da quello che vedo, perché io, a differenza di tutte queste persone che hanno studiato, che sono fatti, parliamoci chiaro, il mazzo per arrivare dove sono arrivati, io non ho fatto niente, ho solo lavorato. Però ho una buonissima conoscenza della materia. Cioè la materia, io da quando avevo 14 anni lavoro alle cave e quindi conosco le vene, conosco diciamo il modo migliore per poter applicare diciamo quello, applicarmi nelle mie opere.